Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo essere apparsa nel film Roma, di Federico Fellini, debutta come attrice protagonista nel 1973 in Storia di una monaca di clausura, film del genere erotico, diretto da Domenico Paolella, dove recita, con Katrin Spack. L'anno successivo recita nel film erotico Appassionata, interpretato in coppia, con Ornella Muti, dove interpreta il ruolo della minorenne seduttrice del dentista, Gabriele Ferzetti, genitore dell'amica. Nello stesso anno posa integralmente nuda per l'edizione italiana della rivista Playboy. A chiamare i soccorsi e dare la notizia è stato un guardiano. Quest'ultimo ha provato in tutti i modi di soccorrerlo prima dell'arrivo dell'autoambulanza. Purtroppo quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto Alberto Rizzoli era già deceduto. L'uomo aveva 74 anni e, come accennato nel paragrafo precedente, era il nipote del grande Angelo Rizzoli, fondatore della famosa casa editrice. Durante la loro convivenza, l'attrice Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli hanno avuto un figlio. Stiamo parlando di Angelo che ora ha 39 anni. Quindi l'ex concorrente del grande fratello VIP 3 in queste ore sta vivendo il lutto per la morte dell'ex cognato Alberto. A quanto pare, stando alle prime indiscrezioni diffuse in rete, l'uomo si sarebbe tolto la vita, perché aveva già dei seri problemi di salute. Anche noi della testa controcultura ci stringiamo al dolore della famiglia Rizzoli, a cui vanno le nostre sentite condoglianze.